Supporta la tua azienda in questo video. JabTV è la scelta giusta per raggiungere migliaia di potenziali clienti in tempi rapidissimi. Chiama ora al numero 320 22 45 117 o scrivi a spot@jabtv.it per valutare senza impegno tutte le nostre offerte. Buon giovedì a tutti, benvenuti a Vox Populi. Anche oggi tre persone fermate in maniera casuale nelle vie di Voghera risponderanno alla domanda sull'argomento del giorno. Due ragazze lesbiche fidanzate da 9 anni avevano già pensato a tutto: bomboniere, inviti, catering ed ovviamente anche la location per la festa di matrimonio. Ma a quanto pare la proprietaria della villa dove avevano deciso di festeggiare, quando ha scoperto che si trattava di un'unione omosessuale, ha disdetto tutto. Ora la coppia vuole un risarcimento per responsabilità precontrattuale, non essendoci una norma specifica sulla discriminazione di genere, dicono i due. Cosa ne pensa? Certo, perché non vedo il motivo per cui quella signora abbia dovuto rifiutare a loro di fare la loro festa di nozze. Non era giustificato, secondo me. Due ragazze lesbiche, fidanzate da 9 anni, avevano già pensato a tutto: bomboniere, inviti, catering ed ovviamente anche una location per la festa di matrimonio. Ma a quanto pare la proprietaria della villa dove avevano deciso di festeggiare, quando ha scoperto che si trattava di un'unione omosessuale, ha disdetto tutto. Ora la coppia vuole un risarcimento per la responsabilità precontrattuale, non essendoci una norma specifica sulle discriminazioni di genere, dicono le due. Cosa ne pensa? Guarda, secondo me è un'ingiustizia, perché anche dalla parte di una persona che affitta la casa non dovrebbe guardare il tipo di sessualità o quant'altro. Quindi secondo me queste ragazze hanno pienamente ragione e dovrebbero seguire a seconda della legge. La proprietaria dell'appartamento fa bene a non darglielo. Io sono per la coppia maschio e femmina, non per le coppie dello stesso sesso. Come mai? Come mai? Non c'è un mai, è così. La vita è fatta così. La vita è così, è uomo e donna. Poi che uno è libero di fare quel che vuole del proprio sesso sono affari suoi. Però io sono per matrimonio uomo e donna. Secondo lei, come mai alcune persone, anche in annunci di affitto case o stanze, specificano che non vogliono persone omosessuali? Io questo non lo so, però ripeto, non è assolutamente corretto. L'importante è che due persone siano oneste e abbiano sani principi, e poi i gusti sessuali non contano. Lì diciamo che è un po' la morale della persona, no? Sono persone che sono rigorosamente troppo moraliste e purtroppo reagiscono così, ecco. Porta la tua azienda in questo video. JabTV è la scelta giusta per raggiungere migliaia di potenziali clienti in tempi rapidissimi. Chiama ora al numero 320 22 45 117 o scrivi a spot@jabtv.it per valutare senza impegno tutte le nostre offerte.